nazionale, comandante del Defensor Presidente Tedesco e della Capitale. Signor Presidente, signor Sindaco, autorità, cittadine e cittadini, do a voi tutti il mio benvenuto quest'oggi alle celebrazioni per l'80° anniversario del bombardamento di San Lorenzo, un evento che ha segnato indissolubilmente la vita dei cittadini di questo quartiere. Signor Presidente, autorità, cittadine e cittadini, vorrei innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento a lei, caro Presidente, che con la sua autorevole presenza oggi, nell'anniversario degli 80 anni dal bombardamento del quartiere di San Lorenzo, testimonia la volontà condivisa di conservare intatta la memoria di uno degli eventi più dolorosi della storia della nostra città. Signor Presidente, signor Sindaco, autorità, cadevano le bombe come neve il 19 luglio a San Lorenzo. Oggi la pietà è morta. In queste parole di una nota canzone c'è tutta l'assurdità, l'incredulità, l'ingiustizia, l'impotenza di chi subisce una guerra. Signore, tu sei il Dio della pace. Conosci i nomi di tutti i fratelli e sorelle che qui sono morti. Ancora nel mondo muoiono a causa degli strumenti di morte costruiti dall'uomo. Allontana i lutti e gli orrori che affliggono l'umanità, perché tutti gli uomini riconciliati tra loro possano recuperare la gioia della fraternità. Quest'opera che è molto commovente, insomma, che chiude un po' il percorso, che appunto...